Chiara Ferragni non perdona il dissing tra Fedez e Tony F. La situazione degenera sui social, l'ex moglie attacca il rapper. Chiara Ferragni senza filtri. Stavolta siamo su Instagram ma non c'entrano le foto. La donna è stanca, senza più parole e vuole solo mettere un punto. La forza per dire qualcosa la trova soltanto nelle storie social dove scrive esausta di mettere fine a certi livelli di ribellione ipocrita, stasera non andrà in scena all'ultimo dissing, ma all'ennesima finta canzone romantica priva di sincerità. L'attacco frontale è all'ex marito Fedez. Le pratiche di divorzio sono cominciate, con l'evidente intenzione di Chiara Ferragni di non lasciar passare nulla. Lei si occuperà del mantenimento dei figli, al padre solo l'onere delle spese mediche e scolastiche con la relativa possibilità di vedere i bambini a weekend alternati. Questo dice la legge italiana. Chiara Ferragni contro Fedez, attacco frontale sui social. Fedez esegue, ma è chiaro che da questa situazione esce piuttosto male. La donna lo considera un immaturo e non in grado di prendersi le proprie responsabilità, per questo tiene lontano i figli. Solo i weekend con il padre, questa la punizione per i presunti tradimenti e le bugie che secondo Chiara sono state portate avanti nel corso del matrimonio. Tornando, invece, al presente l'ex moglie attacca il rapper sui social perché con il compare Tony F è al centro di un dissing, scambio di provocazioni in musica, che ha coinvolto anche la modella e imprenditrice digitale. Tenetemi fuori da cose che non mi appartengono. Né ora, né mai più. Per rimanere aggiornato su tutte le principali notizie di cultura e spettacolo di Milano clicca qui. Dal Palalido all'Allianz Cloud, il tempio del rock torna a fare musica. La storia sembra essere finita, compresa la querelle tra i due artisti, se non è finita il punto lo ha messo una moglie stanca e una donna d'affari costretta a difendersi da illazioni di vario genere. Chiara Ferragni, per il momento, ha lanciato la stoccata più dura. In attesa che parli la musica.